Il gran vento proveniente da sud-ovest ha portato nei giorni scorsi aria particolarmente mite con valori che in alcuni casi sono stati superiori alle medie anche di 10 gradi. Oggi il vento sarà ancora da ovest, ma decisamente più freddo perché la lunga fase calda sembra destinata a finire. Nei prossimi giorni l'inverno dovrebbe prendere piede sull'Italia. La Basilicata sarà tagliata in due, con zone tirreniche del Lago Negrese alle prese con nuvolosità diffusa e frequenti fenomeni che saranno nevosi oltre i 1300-1500 metri e il resto della regione con una nuvolosità sterile a cui potrebbero essere associate deboli precipitazioni su alcune aree del Potentino centro-meridionale. I venti, pur in attenuazione, continueranno ad essere piuttosto forti, soprattutto sui contrafforti appenninici e proverranno da ovest. Il Tirreno sarà sempre molto mosso, lo Ionio mosso. Riguardo alle temperature, nel corso della giornata i valori crolleranno di molti gradi, soprattutto in quota. In serata si avvertirà freddo su tutta la regione. Potenza 6 gradi la minima, 8 gradi la massima, Matera 9 gradi la minima, 13 gradi la massima. Tendenza successiva. Passata la debole perturbazione, il tempo tornerà a migliorare, tranne che sulle zone tirreniche, dove potrebbero insistere locali precipitazioni, specie nella prima parte della giornata. Le temperature scenderanno ovunque, soprattutto nei valori minimi. Una diminuzione più netta sembra poter arrivare nel fine settimana.